grazie d'oro, sentirsi amici per un tifo vero. Noi del Toro, Forza Toro, restiamo uniti e vinceremo ancora con il Toro. Evocativa di Valerio Liboni, ovvero Grazie Toro, tratta dal CD Cantatoro. Incominciamo anche questa sera, domenica 15 dicembre 2013, il consueto appuntamento con Sport Talk, ovvero tutta l'attualità calcistica, ma con un occhio, come è giusto che sia, di riguardo verso la nostra squadra, i Granata, che oggi ci hanno fatto veramente godere, come credo dai tempi rampanti dei nostri padri, ecco. Allora, prima ricordiamo i contatti della trasmissione. Ci potete trovare su Twitter come Radio Granata, tutto attaccato, dunque chiocciolina Radio Granata, su Facebook, YouTube, Google Plus come Radio Granata semplicemente, dunque seguiteci. Prima di partire con la vera e propria trasmissione, naturalmente do il benvenuto al mio solito collaboratore Giacomo Corongio. Ciao Giacomo. Ciao Matteo e buonasera a tutti. Sei molto contento anche te stasera? E come, non, come diciamo non esserlo. Chiaro, chiaro. Beh dai, abbiamo fatto qualcosa di strepitoso e adesso ci sbizzarriamo nei commenti. Esatto. Dunque, partiamo prima con il ricordare i risultati di questa 16ª giornata del girone d'andata di Serie A.
Catania, Verona, giocata ieri alle 20:30, 0-0. Oggi si sono giocate in contemporanea alle 3, oggi 15 dicembre, 6 sfide che sono: Chievo-Sampdoria 0-1, Genoa-Atalanta 1-1, Lazio-Livorno 2-0, Fiorentina-Bologna 3-0, Parma-Cagliari 0-0 e Udinese-Torino 0-2-2. Stanno giocando, è proprio iniziata da qualche momento, la sfida tra i Gobbi e il Sassuolo. Alle 20:45, sempre di questa sera, ci sarà Napoli-Inter. Chiuderà la giornata domani Milan-Roma alle 20:45. Giacomo, la classifica. Allora, come giustamente dicevi, adesso stanno giocando Juventus e Sassuolo, dunque rimane comunque sia prima, consideriamo una partita in meno, la squadra bianconera con 40 punti, Roma 37, anch'essa con una partita in meno, come vi dicevamo poco fa, mentre appunto il Napoli giocherà questa sera contro l'Inter, anch'essa appunto una partita in meno, quindi 32 punti. Fiorentina che si riprende dopo qualche scivolone non esattamente salutare e vince, si porta 30 punti al quarto posto. L'Inter a 28, scivola al quinto posto, ma ricordiamo appunto che dovrà giocare col Napoli, dunque potrebbe recuperare una posizione e riportarsi in scia per l'ultima posizione utile per la Champions, la terza. Segue la Hellas Verona che ha consolidato con un pareggio la propria classifica, quota 26, e poi al settimo posto, questa volta in solitaria, c'è il Torino a quota 22, appunto reduci da un'ottima striscia. Segue la Lazio e Genoa all'ottavo posto, con la Lazio che si è ripresa dopo 6 partite senza vittorie e ha vinto con una doppietta di Klose. Genoa a 20 punti, pareggiata all'ultimo secondo, altrimenti sarebbe stata pari merito con il Torino. Parma, Cagliari e Milan seguono a 19, rispettivamente appunto a 19 punti Parma e Cagliari, che hanno pareggiato oggi, e il Milan poi a 18, che deve giocare domani. Atalanta a 18. Udinese in crisi a questo punto possiamo definirla, dato che ha ottenuto davvero pochi punti nelle ultime partite, a quota 17. Le ultime 6 invece sono Sampdoria in netta ripresa con la cura Mihajlovic a quota 17, Chievo che oggi ha frenato la sua rincorsa verso la salvezza a quota 15 e poi le ultime 4 più a rischio, Sassuolo a 14. Livorno 13, Bologna desolatamente a 12, con una squadra appunto davvero in crisi nera, e Catania ultimissimo a quota 10. Perfetto, hai dato un ottimo quadro come al solito. Beh, non sono sicuro te, perché non so se tuo padre fosse del Toro o qualcosa, però in passato mio padre mi diceva sempre che quando vincevamo c'era il delirio, eravamo tutti contenti, eravamo là in alto, tutti in giro con le bandiere, ecco. Ovviamente magari oggi certe cose non si fanno più, però posso dire che nelle ultime giornate credo di star vivendo una soddisfazione simile a quelle che hanno provato i nostri padri in quegli anni, come se fossero gli anni 80 o i primi 90, ecco. Il Toro gioca bene, il Toro porta a casa risultati, il Toro non sbaglia ed è settimo, il settimo posto. Un settimo posto che fino a qualche anno fa sarebbe valso zona UEFA, almeno fino a quando avevamo 4 squadre in Coppa Campioni, e dunque un Toro che è nelle zone altissime di classifica, neanche parte sinistra, più che parte sinistra. Allora, questo è stato frutto di tante partite, tra la quale quella di oggi, di cui tu ora ci parlerai. Certamente, beh, oggi diciamo che c'è tanta soddisfazione nelle nostre parole, siamo anche forse un pizzico emozionati perché davvero è un risultato unico, storico, proprio perché non vincevamo a Udine da ben 29 anni, pensate, quando fu un gol di Aldo Serena a regalarci la vittoria, e adesso Aldo invece. Serena, pensate, Aldo Serena. Sì, stiamo passando davvero dalla storia alla storia, sono passati 30 anni, non eravamo neanche nati, però oggi ci pensa a far Nerud oggi. Lui, Ancora lui. proprio il tanto vituperato all'inizio acquisto venuto da lontano, e ci pensa a far Nerud che sta davvero dimostrando di essere un gran giocatore, ma oggi ancora una volta, come sempre dal ritorno della pausa delle nazionali di novembre, abbiamo visto 11 giocatori
giocare bene tutti insieme. E guarda, all'altra, diciamo a postere, va proprio detto che quella pausa ha permesso di rigenerare un Toro allo sbando, perché quel Torino che vedevamo prima nella pausa di novembre era davvero una squadra che non era più squadra, che giocava solo cerci, che non riusciva a concludere nulla, non riusciva neanche più a segnare, quasi prendeva 3 gol a partita. Beh, adesso le cose direi proprio che sono cambiate. Avevamo incitato, diciamo, avevamo incoraggiato Ventura a farsi sentire in quella pausa e direi che dopo 4 partite possiamo definitivamente dire Ventura si è fatto sentire e come si è fatto sentire, perché adesso la squadra davvero gioca come se fosse un tutt'uno e oggi pensate, l'innesto un po' a sorpresa di Maximovic che noi avevamo... Diciamo, non ritenevamo molto probabile, visto il fatto che un giovane che c'era Masiello, che poteva essere più papabile per entrare, invece ha giocato il giovane serbo e ha disputato, direi, un'ottima partita come tutto il reparto arretrato. E credo proprio che questo ci voglia dire che appunto lui, il mister Ventura, ha preferito puntare su Maximovic, che evidentemente lo ha visto in crescita, ha visto, diciamo, una progressione tattica e fisica importante nelle ultime settimane, piuttosto che i suoi fedelissimi Masiello, Gazzi e Barreto, che anche oggi hanno scaldato la panchina, ad eccezione di Gazzi, che se non fosse stato per lo strappo che ha avuto Vives, che probabilmente lo terrà fuori nella partita contro il Chievo, dunque dovremmo rivederlo di nuovo operativo al rientro dalla sosta. Beh, altrimenti se non ci fosse stato questo infortunio di Vives, Gazzi non avrebbe neanche calcato il terreno del gioco, neanche oggi. Comunque sia, per riprendere le fila di questo grande match, il Toro nei primi 5 minuti è stato attento, è stato guardingo, l'Udinese chiaramente sentendo il dovere di padrona di casa, ha provato a fare la differenza da subito, ma senza molta, diciamo... senza verve, erano sterili attacco. Poi, quando il Toro dal settimo minuto ha iniziato a prendere possesso del campo, il centrocampo ha iniziato a svegliarsi, e allora da quel momento direi che non c'è più stato nulla per l'Udinese. Il Toro ha continuato a dominare sostanzialmente per tutto il primo tempo, tenendo il pallino del gioco, peccando forse un po' di precisione, perché in realtà un paio di occasioni ci sono già state con Immobile nel primo tempo che si è divorato davvero un gol Due importante. occasioni, sì, due occasioni, Sì. una alta e una, insomma, un po' di poco Sì, alato, ecco. esatto, un po' meno netta, ma sicuramente due occasioni al 14esimo e al 18esimo per Immobile che quindi aveva provato a finalizzare il buon lavoro del Toro, ma in quel momento appunto non è riuscito a concretizzare e già sarebbero stati dei rammarichi pesanti se fosse finita 0-0. Comunque sia, il Toro, guidato dal centrocampo Brighi, Farnero, Udvives, tra l'altro, ecco, oggi è ritornato titolare Brighi, questa è una notizia che mi fa piacere, perché oggi serviva, come appunto Ventura deve aver pensato così, serviva qualità, più qualità, ma diciamo senza scoprirsi troppo, e per questo motivo credo che El Kadouri sia finito in panchina. Poi lo vedremo, secondo me, molto più spesso in casa titolare il Kaduri, perché lì chiaramente c'è da dominare, comunque sia c'è da provare in prima persona più che in trasferta a fare il risultato. Però ecco, questo centrocampo da trasferta, Vives, Brighi e Farnero, direi che ha fornito oggi la giusta qualità. È stato un ottimo rientro quello di Brighi, che si vede non ancora i 90 minuti, difatti è uscito a 20 minuti dalla fine per fare spazio a Bascia, che ha, diciamo, legnato un po' come suo solito per portare a casa il risultato. Guardingo e ringhio, diciamo, ringhio sui centrocampisti avversari. Però ecco, Brighi ha giocato una buona partita e mi ha fatto piacere questo rientro, dato che nelle ultime settimane aveva avuto poco spazio in campo. Il secondo tempo si riparte, diciamo, con un cambio per Udinese. Bruno Fernandes esce nell'intervallo. Una brutta prima metà di partita per lui, dato